Ecco, buongiorno e bentrovati amici, oggi siamo a Cattolica, siamo in compagnia della signora Patrizia che insieme al marito Davide Pozzi è titolare dell'hotel Cesar appunto qui a Cattolica. Buongiorno signora Patrizia, buongiorno a lei. Allora, il vostro è un hotel che gestite da quanti anni? Da più di 30 anni. Da più di 30 anni che siete qui sulla piazza di Cattolica, perfetto. Siamo in una posizione direi estremamente privilegiata. Esatto, siamo vicino al centro, quindi al centro pedonale, una zona di negozi, vicinissima al mare, un centinaio di metri dal lungomare. Quindi una zona anche molto tranquilla, però molto centrale, molto quindi centrale. Dove si possono raggiungere soprattutto i punti principali della località, dove abbiamo manifestazioni, concerti e feste sacre. Perfetto. Per quanto riguarda i servizi che fornite come hotel ai vostri clienti? Dunque, l'hotel principalmente è un hotel di gestione familiare, quindi dove si ritrova sicuramente un ambiente accogliente per famiglie con bambini, dove abbiamo ci dedichiamo soprattutto all'esigenza che il cliente ha nel modo specifico per i bambini, spazi giochi per i bambini, menù dedicati che prepara la nostra cucina e il nostro chef e orari anche di pasti flessibili e a richiesta, diciamo. Perfetto. Per quanto invece riguarda la clientela, no? Parliamo dei clienti. Sì. Chi sono i vostri clienti? I clienti principalmente italiani, abbiamo anche stranieri, quindi magari una clientela anche un po' più internazionale che si fermano con soggiorni settimanali, quindicinali o anche solo per weekend, per coppie che sono interessate insomma ad un ambiente tranquillo e rilassante. Okay. Parliamo invece di Cattolica, cosa offre Cattolica e i dintorni? Cattolica è una piccola località della Riviera Romagnola, al confine con le Marche, ha un'estensione di circa 2 km di costa, offre tantissime cose, parchi, ci sono i parchi, per esempio c'è l'acquario che è il fiore all'occhiello della città, molto importante. Soprattutto per turisti e anche per scolaresche, certo, che molte volte vengono a visitarlo, è molto istruttivo, con tantissime vasche tematiche, un centinaio di vasche, si può avere un incontro ravvicinato con gli squali, ci sono 60 esemplari di squali di 16 specie diverse, poi si possono ritrovare percorsi dove abbiamo rettilari con caimani, serpenti oppure le lontre, abbiamo queste bellissime lontre, questi animali giocosi e divertenti, poi sono i pinguini anche, poi in queste vasche troviamo meduse, pesci pagliaccio, cernie, murene, quindi sono molto interessanti. Invece diciamo a livello di località limitrofe, diciamo escursioni? Non solo mare, quindi Cattolica offre non solo mare ma anche tutto l'entroterra ricco di arte e cultura con delle bellissime città, bellissimi castelli medievali, Gradara per esempio, una fortezza di San Leo oppure la Repubblica di San Marino, una delle più antiche del mondo. Certo, certo. E si può anche andare a Pesaro, Urbino? Certo, Pesaro, Urbino, che diciamo, sono altre mete di escursione. San Marino comunque è vicinissima, sì, ecco. Sì. Per cui c'è tutto il tempo che si può dedicare per il tempo libero per andare a visitare queste località. Voi avete anche una convenzione con le spiagge? Qui? Abbiamo degli stabilimenti balneari convenzionati, dove offrono logicamente tutti i servizi per bambini, con mini club, zona giochi, anche attività wellness, con delle palestre, vasche idromassaggio, anche piccole piscine. Si possono fare tutte le attività acquatiche, quindi non sono nuoto, windsurf, canoa, sono pedalò, beach tennis, beach volley, gioco bocce, insomma c'è tutto un po' di per trascorrere il tempo libero. È una spiaggia molto tranquilla, sabbiosa, principalmente con un fondale basso, quindi benissimo, ottimale per i bambini, soprattutto per i bambini. Sì. Vogliamo fornire i dati per potervi contattare, diciamo per poter venire eventualmente a prenotare? Dunque, per poter prenotare si può telefonare, il nostro numero di telefono è lo 0541 962603 oppure visitare il sito internet www.hotel-caesar.it e l'info@hotel-caesar.it. Perfetto, allora ringraziamo la signora Patrizia per questa intervista, invitiamo i turisti da casa a venire a Cattolica e all'Hotel Cesar appunto per poter trascorrere la loro vacanza. Da qui da Cattolica è tutto, a voi studio.